Ciao amici, buona domenica, come state? Allora, intanto oggi piove, no, il tempo, le previsioni davano sole e invece sono arrivate le nuvole e inizia a piovere, va bene. Siamo qui all'interno della festa del pane, come vi raccontavo, 2 giorni veramente pieni, pieni, pieni. In realtà ieri è stata una giornata molto incasinata, molto difficile, anzi, guardate, qua ho tutto quello che aiuto. Ho dovuto fare orari da incastrare, insomma, cose da parlare, inaugurazioni varie, mi sono dovuta sdoppiare e strizzare, no, non strizzare come strizzare, ma diventare, fare infarmi in tre per poter andare nelle varie postazioni, anche accavallando un po' gli orari. È una giornata che è iniziata prestissimo, ieri alle 7, è finita all'1 e volevo farvi un saluto, ma ero veramente stravolta. Però ve lo faccio oggi come domenica, quindi oggi nuovamente qui alla festa nel nostro stand, uno stand un po' condiviso con quella che è la banca, con quello che è il comune, ma con gli stand delle associazioni di categoria davanti e un po' più in là dove porto adesso l'area forni, anche perché è ora di iniziare, devo correre all'area forni, ho un po' di show cooking, poi devo tornare a casa, ma che insomma di nuovo una giornata movimentatissima, ma il bello è di stare qui, insomma, insieme a tante persone, conoscere persone, rivedere anche degli amici che magari li rivedi principalmente nelle fiere, perché conosciuti in altre fiere, o comunque insomma fare anche un po' di public relation che, come mi insegnate voi, non fa mai male. Quindi festa del pane a Savignano, avete ancora tempo a venire fino alle 10 questa sera, vabbè al massimo vi armate di ombrello, ma non importa perché dovete venire a degustare i prodotti del territorio, ma soprattutto a degustare il pane, tutte le tipologie di pane che vengono fatti nell'area forni da oltre 40 panettieri, e quindi poi potete anche comprarlo e portarvelo a casa e portare un po' della festa del pane. Per cui vi aspettiamo qui fino alle 10 questa sera. Intanto vi ricordo che poi ci sono anche altri appuntamenti, anche per i bambini, insomma, per tutte le famiglie. In più show cooking, ma anche poi questa sera musica, musica dal vivo con un gruppo che farà rivivere gli anni 50 anche con un po' di rock and roll e rockabilly. E come ieri sicuramente vi chiederete: ma cos'hai nella borsa? Oh, le scarpe con un po' di tacco, perché non ce la faccio a tenerle tutto il giorno, quindi vado, mi cambio e poi mi ricambio. Insomma, è una lunga, lunga, lunga giornata, ma questo ci piace fare. Quindi vi aspetto, vi aspetto. Noi siamo all'ingresso, vi aspetto. Apriranno gli stand, voi venite. Insomma, di roba ce n'è tanta, anche da mangiare, ma soprattutto da degustare il pane. Non avete idea che bontà sfornano fino a questa sera alle 10 i nostri panettieri. Con i panettieri e il pane alle spalle, vi aspettiamo fino alle 10 questa sera. Vado, ciao!